Un incendio di vaste dimensioni in un'azienda galvanica, vedete proprio il fumo alle nostre spalle, in questo momento le forze dell'ordine non ci fanno nemmeno accedere alla zona dove è appunto ancora in corso l'incendio, ripercussioni anche per quello che riguarda il traffico ad Arezzo. Le fiamme si sono sviluppate in un capannone che si trova in via Achille Grandi, nella zona di via Calamandrei, alle porte della città di Arezzo. L'azienda è la galvanica Formelli. La colonna di fumo che si è alzata in cielo è stata avvistata a distanza di diversi chilometri. Il traffico nella zona circostante l'incendio è stato interdetto alle auto con blocchi della polizia municipale e stradale. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco di Arezzo, in supporto anche squadre da Firenze. I mezzi dell'emergenza urgenza hanno raggiunto la zona con 4 ambulanze BLSD e un'automedica ed è stato attivato il coordinamento regionale delle maxi emergenze. I sanitari del 118 hanno soccorso anche sul posto alcuni operai, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. 2 pazienti sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti e altri 2 hanno rifiutato il trasporto. Sul posto anche i tecnici di ARPAT per la valutazione ambientale dell'episodio. Intanto si raccomanda per chi abita in zona di tenere le finestre chiuse. Secondo quanto trapela, il rogo sarebbe stato originato da un cortocircuito di un quadro elettrico posto esternamente.